Miriam, un centinaio di donne, un centinaio di mamme che dopo 15 anni di lavoro rischiano di perdere tutto. Sì, noi siamo una società partecipata di Poste Italiane al 30% e siamo stati ceduti nel 2002 per un mero gioco politico all'epoca del governo Gasparri. Poste probabilmente ha fatto un accordo con il nostro comproprietario che è Gepin e nel febbraio dell'anno scorso Zavaroni, che è il suo amministratore delegato, è finito in carcere per una bancarotta fraudolenta di una società che si chiamava Getec. E da allora Poste ha pensato bene di toglierci il lavoro, quindi chiudere praticamente la collaborazione con Uptime, però di mezzo ci vanno 100 lavoratori, 80% donne e mamme, e buttano per strada 100 persone che hanno dato 15 anni della loro vita per Poste Italiane. Noi siamo un'interfaccia di Poste, quando si chiama l'803-160 rispondiamo noi, e quindi è un paradosso perché si sono votate le clausole sociali il 14 gennaio per i call center, che è un parco di 80.000 persone in Italia che rischiano, quindi l'appalto adesso tutela i lavoratori, cioè il cambio d'appalto indica che un lavoratore si sposta da una parte a un'altra. Questo mentre Poste Italiane, che è un'azienda 60% dello Stato, quindi un'azienda statale perché gode dei servizi universali che dà ai cittadini, sta facendo invece una gara al massimo ribasso, è veramente una cosa inaccettabile. Noi siamo in vertenza da ormai quasi 6 mesi, da luglio, quindi stiamo coinvolgendo un po' tutta l'opinione pubblica nella nostra situazione. Siamo presenti tutti i giorni presso tutti gli uffici postali di Roma, abbiamo fatto varie manifestazioni, l'ultima che abbiamo fatto è stata la settimana scorsa, era stato lo sciopero delle mutande, oggi abbiamo fatto l'app Pride dei fantasmi e il 27 gennaio faremo una donazione del sangue, perché se Poste ci vuole togliere il sangue noi non ci stiamo, non glielo diamo ma lo doniamo.